Un errore tecnico riconosciuto dall'arbitro che porta alla ripetizione della partita, più un'eccezione, dico io, nel mondo del calcio che una regola. La partita in questione è Francavilla-Campobasso, disputata lo scorso 12 di gennaio, vittoria dei molisani per 2-1, però c'è stato uno scambio di persona, no? È stato espulso un giocatore giallorosso al posto di un altro, insomma c'è stato naturalmente il ricorso da parte della società del Francavilla. E proprio oggi la notizia, ne parliamo con il direttore sportivo del Francavilla Paolo D'Ercole, che vi ha dato ragione, nel senso l'arbitro ha ammesso, con grande onestà aggiungo, il suo errore tecnico. Sì, buongiorno a tutti. Sì, siamo contenti per quanto deciso dal giudice sportivo, perché non è, come hai detto tu bene prima, non è facile una situazione del genere, anche perché l'arbitro ha dovuto ammettere un suo errore. Ma oltre quello, il giudice sportivo non ha valutato soltanto l'errore tecnico dell'arbitro, ma ha valutato che l'errore tecnico ha influito sul risultato finale della gara, perché il principio dell'articolo del codice di giustizia sportiva, che è l'articolo 17,4, non prevede solo l'errore tecnico e quindi il rifacimento della partita, ma ci deve essere il cosiddetto principio di effettività, che significa che bisogna che l'errore abbia influito sul risultato finale. Ecco Paolo, ricordiamo, è stato espulso Nazari al posto di Alessandro Di Renzo, che aveva in realtà commesso lui il fallo. Sì, è stato espulso Nazari anziché Alessandro, e che poi domenica salterà il derby con il Giulianova. L'errore era palese, non era sotto gli occhi di tutti, però ripeto, non è detto che il giudice possa accettare questo. Diciamo che siamo stati anche bravi noi, devo ringraziare i miei collaboratori, in primis Fabio Gatta, che è il nostro club manager nonché segretario generale, che è stato il primo a credere in questo ricorso, e in secondo luogo l'avvocato Giuseppe Febbo, che ci ha dato una mano per ampliare e abbellire il nostro ricorso. Contenti voi, un po' meno naturalmente il Campobasso, che aveva vinto sul campo questa partita per 2-1, Campobasso che presumibilmente farà a sua volta ricorso contro questa decisione del giudice sportivo. Questo non lo sappiamo, adesso loro valuteranno in base anche alle carte che chiederanno sicuramente al giudice sportivo per valutare le motivazioni, ma penso siano queste le motivazioni che vi ho spiegato precedentemente. Ricordiamo anche... A noi dispiace per il Campobasso, ma penso che anche loro nella stessa situazione avrebbero fatto quello che abbiamo fatto noi. Nella vostra nota che avete diffuso proprio sul sito della società ringraziate anche l'arbitro, lo ricordiamo, il signor Mario Perri di Roma 1, per questo gesto, come dicevo prima, di onestà, di generosità e anche di fair play. Ma questo io l'avevo detto già nella prima intervista, che io ero certo che comunque l'arbitro davanti all'evidenza non avrebbe potuto dire il contrario, anche perché lui si gioca il futuro, quindi io penso che questo sia un punto a suo favore, non a suo sfavore, perché poi l'arbitro è solo in mezzo al campo, penso che anche gli assistenti avrebbero potuto aiutarlo meglio. Da definire data e orario del recupero. Sì, questo deciderà la Lega quando ci saranno gli spazi, visto che il campionato è molto lungo e molto concentrato. A proposito del campionato, Paolo, tra pochi giorni ci sarà questo derby tutto giallorosso, Giulianova-Alfadini, Giulianova-Francavilla. Voi venite da un derby appena vinto in casa contro la Vastese, che gara vi aspettate? Noi ci aspettiamo sicuramente da oggi fino alla fine una guerra dopo l'altra, una battaglia dopo l'altra. Noi dobbiamo andare in campo per, come ho detto ai ragazzi tutti i giorni, glielo dico, noi dobbiamo andare a dimostrare la nostra forza, ma non con presunzione, ma con la consapevolezza che comunque noi possiamo giocarcela con tutte. Sempre out Palumbo, ci sono altre defezioni oppure poi Rachini avrà tutti a disposizione? Ci sarà sicuramente Alessandro Di Renzo squalificato per quanto riguarda quello che ha deciso il giudice sportivo, e sicuramente Palumbo sarà out ancora per un po'. Ok, grazie. Grazie a voi, buona giornata.